Uno spazio aperto, inclusivo e accogliente, dove le famiglie, genitori, bambini e ragazzi in difficoltà potranno trovare supporto psicologico per affrontare i problemi che la pandemia ha ingigantito. In via dei Salentini, lo spazio famiglia, promosso dal comune di Montesilvano e gestito dall'azienda speciale per i servizi sociali del comune, offrirà supporto per la risoluzione di vari problemi attraverso l'accesso a una rete di servizi territoriali. Questa mattina, all'inaugurazione della struttura, era presente anche il sindaco Ottavio De Martinis. La pandemia ha in qualche modo spinto la nostra amministrazione a creare questo spazio, perché dopo la pandemia tanti sono stati i casi di richiesta non soltanto di supporto economico, di supporto insomma legato alle difficoltà del momento, ma anche di supporto psicologico. Da questo l'idea appunto di creare questo spazio che servirà per dare consulenza attraverso psicologi, educatori e assistenti sociali a tutti coloro che vivono dei momenti di disagio o hanno delle necessità di orientamento. E questo vale per tutte le fasce d'età, dai più piccoli ai più anziani. È un punto di riferimento importante di cui la città si dota e di cui siamo veramente orgogliosi. Sostegno alla genitorialità, valutazione delle competenze genitoriali, mediazione familiare, sostegno psicologico, supporto psicologico a giovani atleti in difficoltà e attività educative anche scolastiche e domiciliari. Sono questi alcuni dei servizi offerti dallo Spazio Famiglia attraverso una squadra di professionisti specializzati, come ha ribadito da Sandra Santavenere, presidente dell'azienda speciale per i servizi sociali del comune. Innanzitutto un servizio di mediazione familiare, appunto con un'equipe di psicologi, assistenti sociali e anche educatori, ma abbiamo anche servizi di orientamento scolastico, servizi che possono anche servire di supporto alla genitorialità, quindi un luogo dove c'è la possibilità di essere accolti, di essere ascoltati e di essere presi per mano per la risoluzione magari di un problema che ancora diventa tale. E infatti noi ci prefissiamo questo scopo, cioè di prevenire il problema prima che diventi appunto irrisolvibile. Quindi diventa un luogo dove il servizio di ascolto è un servizio che deve servire per stare accanto al cittadino, quindi all'utente che ha una difficoltà, diciamo, iniziale e poterla appunto superare prima che diventi un problema. Ci sono degli orari specifici di apertura di questo spazio famiglia? Da lunedì al venerdì con orari di appuntamento, quindi c'è un numero telefonico che potrà essere fatto, comunque anche un front office dove il cittadino potrà rivolgersi e chiedere un appuntamento. Quindi gli orari saranno ovviamente elastici. Puntiamo comunque a anche implementare altri servizi, quindi in base a quelle che saranno poi adesso diciamo gli impulsi che ci verranno dalla comunità, noi ci adegueremo a loro, alle loro richieste e alle loro esigenze.